i primi a pensare alla struttura della materia furono i filosofi greci e romani nella zona della Ionia, che vedremo poi. E tutta la scuola greca ha sempre considerato l'idea che esistesse un nulla, ma un nulla molto molto vicino al concetto di nulla dell'energia di cui vi ha parlato il professor Marcucci, a dire che ci sia questo bagno enorme di energia da cui esce fuori la materia. Noi oggi sappiamo come esce fuori, ma loro avevano ipotizzato che esistesse il nulla assoluto, il caos, che era l'abisso da cui tutte le cose emergevano nell'esistenza, si diventavano realtà. Dunque la filosofia greca è iniziata nella Ionia, che oggi è parte della Turchia, cioè quella che è di fronte alla penisola greca. Ed era una zona che era molto esposta a tutte le caravane che venivano essenzialmente da lì, perché portavano anche cultura, portavano informazioni, cultura, conoscenza. E quasi tutti i filosofi ionici avevano studiato in Egitto. E l'Egitto in quel momento era molto fiorente e soprattutto avevano studiato molta geometria, erano bravi geometri e sono i problemi della geometria quelli che hanno in qualche modo influenzato il pensiero dei filosofi greci. Perché voi avete mai pensato quando avete studiato la geometria, voi come ragionate? Cercate di immaginare uno spazio mentale. Vi siete mai domandato che cos'è uno spazio, come si definisce uno spazio? Cioè, lo spazio vuoto è difficilissimo da definire, difficile anche da immaginare, da pensare. Allora immaginate di voler mettere un punto in quello spazio. Vi rendete conto che nell'istante in cui vi definite un punto in uno spazio geometrico, avete definito il centro dell'universo, il centro dello spazio. Infatti, qualsiasi punto può diventare centro. Ma se ne definite due, questi punti, i punti mentali che voi mettete nello spazio geometrico, non hanno massa, non hanno dimensione, sono punti immaginari. Quindi tra due punti vicini ce ne sono infiniti altri. E questo concetto di infinito è quello che ha bloccato la possibilità di pensare alla struttura geometrica. Quindi lo spazio geometrico è un insieme di tutti i punti di un continuo a tre dimensioni che voi immaginate nella vostra testa. E in questo continuo a tre dimensioni voi ci mettete degli oggetti, e questi oggetti sono tutti oggetti divisibili all'infinito, perché il numero di punti è sempre infinito, proprio perché non hanno dimensioni. E questo ha influenzato la filosofia greca per 2000 anni. La scuola greca, ci sono quattro personaggi importanti di cui dovremmo parlare della scuola, sono i primi che hanno cominciato a parlare della struttura della materia, che sono Tarete, il Timeo, e i suoi allievi, Anassimandro, Anassimeno e Anassandro. Ecco, Tarete era un fenicio, che però aveva studiato in Egitto e era noto perché in Egitto aveva studiato molta geometria, aveva imparato a calcolare la lunghezza del piano, aveva fatto dei teoremi di geometria e aveva addirittura fatto la previsione sull'eclisse del sole che si indovinò perfettamente. Era uno dei sette sacri ed era convinto che tutto dipendesse dall'acqua, cioè della materia originale, che si chiamava l'archè e l'acqua, e che l'acqua aveva la potenzialità di trasformarsi in tutte le cose che esistono. Questa idea dell'acqua, rivedremo, è ricominciata nel 700, anzi alla fine del 600, con un filosofo che si chiamava Van Helmont, che è stato uno dei primi a fare esperimenti scientifici veri e propri. Gli allievi di Tarete si specializzarono in altre idee, per esempio Anassimandro era convinto che esistesse una materia primigenia originale, ma che questa materia originale fosse indefinita, fosse tutta mentale in realtà, e venisse fuori da questo nulla del mare di energia da cui venivano prodotte le cose. Invece Anassimene era l'aria, l'aria, per dire la materia originale, perché l'aria che cosa fa? Il fuoco diventa acqua, l'aria diventa vento, il vento diventa nuvola, la nuvola diventa acqua, l'acqua diventa terra e la terra diventa pietra. E quindi fu il primo a menzionare
fatto che ci esistono quattro elementi di base, che erano l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. Aristagora, che era l'ultimo dei grandi filosofi ionici, si convinse che però la materia fosse fatta di piccolissimi frammenti, e che tutto nasceva da questi frammenti e tutto moriva in frammenti, tutto finiva sempre in frammenti.